Il Tribunale di Bolzano, presieduto dal giudice delegato Francesca Bortolotti, il 27 ottobre ha dichiarato il fallimento della società Stella Alpina SRL, che 2 anni fa aveva acquistato dal fallimento di Alpiazza Monte Campione le strutture alberghiere di quota 1.200 e del plan di Passinale a quota 1.800. L'istanza di fallimento è stata avanzata da parte dell'amministrazione del grande immobile a quota 1.800 e congiuntamente dal Consorzio Monte Campione per il mancato versamento delle quote consortili. Nonostante i numerosi solleciti verso la Stella Alpina perché avanzasse almeno una proposta alternativa, in 2 anni nulla è stato fatto che potesse scongiurare l'ipotesi di ricorso al tribunale fallimentare. Era un po' una storia già scritta, nel senso che questi operatori di Stella Alpina di fatto qui in comune si sono presentati ben poche volte, e le poche volte che si sono presentati non avevano delle idee chiare né su quello che volevano fare né tantomeno su ciò che avevano acquistato, per cui da questo punto di vista si apre forse una prospettiva migliore e la speranza è quella che con la nuova curatela ci possa essere un futuro tenendo presente anche degli errori del passato. Il fallimento di Stella Alpina è una buona notizia per Monte Campione. Gli alberghi tornano in un posto dove stanno al sicuro, in attesa che ci sia qualcuno con un progetto serio, vero, di rilancio turistico della località e che possa davvero mettere a posto l'ultima tessera del puzzle di Monte Campione. Il nostro compito fondamentale dopo aver ottenuto quello che volevamo è quello di dover e poter veicolare qualcuno di serio, un progetto serio, perché davvero le strutture alberghiere sono l'ultima importantissima tessera che manca a questa località. Sono in molti ora a chiedersi se possa essere recuperata la società polacca, molto interessata agli alberghi di Monte Campione, alla quale la Stella Alpina aveva tagliato la strada. È un punto di domanda che ci siamo fatti anche noi, speriamo che siano per l'ennesima volta interessati all'asta, perché si presentarono ben 2 volte nei 2 aste precedenti e l'ultima andò male a favore di Stella Alpina, per cui può essere che ci sia un nuovo contatto a cui potremmo anche ambire, perché erano comunque persone dal punto di vista proprio della progettualità e degli intenti, è apparentemente seria, ecco. Siamo tutti impegnati, dobbiamo essere tutti una squadra, insomma noi, il Comune di Piancamuno, il Comune di Artogne, Monte Campione Schiaria, dobbiamo essere tutti convinti che la prossima volta deve essere assolutamente con la buona, non abbiamo altre possibilità. La società Stella Alpina SRL, che ha sede in via Carlo Abarth a Merano, aveva creato attenzione e interesse quando aveva annunciato di voler iniziare subito la ristrutturazione dell'hotel Le Baite al Plan, ma alle dichiarazioni non sono seguiti fatti concreti. Ora il giudice delegato, Francesca Bortolotti, ha fissato la prima udienza dei creditori per il 9 febbraio del prossimo anno e il fallimento è stato affidato al curatore Alessandro Zandra.